L'erba medica o erba spagna era il foraggio più importante per l'alimentazione delle vacche da latte. Nel caso di erba medica destinata alla fienagione, si effettuavano 4 o 5 tagli l'anno. Il primo era quello più abbondante e più completo, anche perché generalmente vi si trovavano graminacee e altre foraggere spontanee. La falciatura dell'erba veniva effettuata manualmente, mediante al fer da sga. Era un'operazione particolarmente faticosa, perché la lama doveva sempre essere tenuta parallela al suolo per evitare che la punta si conficcasse nel terreno. Prima di iniziare, il contadino si sedeva per terra, piantava nel terreno un apposito strumento sul quale appoggiava la lama, privata del manico, e la affilava battendola con un martello di forma particolare. Dopo lo sfalcio, l'erba medica veniva uniformemente distesa usando una forca per favorire la sua esposizione ai raggi del sole. Poi, sempre manualmente, veniva voltata e rivoltata per i 2 o 3 giorni necessari all'essiccazione. Quando era completamente asciutto, il fieno veniva riunito mediante rastrelli, quindi caricato su un carro e trasportato in corte per la definitiva sistemazione sul fienile.